dobbiamo domandarci se siamo autonomi, se la società civile valdostana è autonoma, se i comitati civici, le associazioni, i gruppi che raccolgono le categorie professionali ed economiche sono in grado oggi, hanno gli strumenti per esprimere liberamente le proprie proposte, le proprie bisogni, le proprie idee anche sulla democrazia, anche sul futuro e lo sviluppo. Io penso di no, penso che occorrano strumenti nuovi, occorra riportare potere, centralità dalla giunta al Consiglio regionale e occorra riportare centralità dal Consiglio regionale, dalla politica ai cittadini, attraverso ad esempio la legge sul referendum che va modificata, attraverso una legge sulla partecipazione, attraverso una legge sulla trasparenza delle istituzioni e della politica. E fatemela dire, l'altra cosa è la questione delle infrastrutture. Non c'è sviluppo economico se non si mette mano finalmente a questa cosa della ferrovia. Si può mettere mano alla questione della ferrovia, si può costruire un progetto rapido, efficace per avere una ferrovia normale in questa nostra regione e finalmente riconnetterci in modo dignitoso al resto del mondo. Grazie. Adesso sarà sicuramente più conciso col numero 2 della nostra lista, un giovane alla sua prima esperienza come candidato, viene da Saint Vincent, 32 anni, Paolo Battaglia. Buongiorno a tutti, ho già detto tutto lui, sono di Saint Vincent, sicuramente devo ringraziare Fresi e Giuseppe Rolandin per aver fatto il mio nome, Raimondo per avermi dato questa possibilità. Io sono un esordiente totale e comunque penso di essere un volto giovane e nuovo, come hanno dimostrato anche le recenti elezioni nel Friuli Venezia Giulia. Comunque è una regione che io adoro, la Val d'Aosta, ho tanta voglia di fare bene per il partito, per la coalizione, adoro la Val d'Aosta, quindi spero in una Val d'Aosta migliore, grandi cambiamenti e buon lavoro a tutti, sulle maniche e buon lavoro. Grazie, e ora la prima delle 12 magnifiche donne della nostra lista, Irene Di Val, Danus. Grazie Anna, grazie a tutti. Io sono consigliere comunale al comune di Nus, quindi una piccolissima esperienza l'ho fatta, niente a che fare con questa. E mi sono trovata qui perché ho notato che il grande cambiamento c'è già, è già in atto, lo vediamo nel caos totale che regna a livello di famiglia, a livello di società e soprattutto a livello di idee. Le idee camminano a testa in giù, siamo in un paese surreale dove il diritto di voto è diventato un diritto di non voto. La meritocrazia, il merito della poltrona, e succedono veramente le cose più strane. Allora, un po' da Alice nel Paese delle Meraviglie, mi sono detta, stregatto astratto, che strada devo prendere? E lui mi ha detto, dipende tutto da dove vuoi andare. Credo che la sinistra in questo caso abbia posto la stessa domanda e si sia fatta un esame di coscienza, si sia data una risposta, testimoniata dal fatto che finalmente si è riunita, e non è una cosa da poco, si è riunita sotto un programma comune ed è stato uno sforzo non indifferente. Per che cosa? Per non subire il cambiamento, per prendere le redini del cambiamento e per portarlo nella direzione giusta. La direzione giusta è credere in un futuro in cui le potenzialità della Valle d'Aosta non servono per riempirsi la bocca, Carrefour internazionale con dei muri a destra e a valle, irraggiungibile da qualsiasi metodo di trasporto. Un posto dove parlo il francese perché tutti i giorni io ho a che fare con la Svizzera e la Francia. Un posto dove l'università è la prima laurea internazionale bilingue, per esempio. Un posto dove l'osservatorio astronomico non è un posto pieno di precari, perché è un posto pieno di precari. Allora, abbiamo delle chicche culturali meravigliose, abbiamo delle potenzialità enormi, ma abbiamo avuto una gran paura. E dico abbiamo perché è successo a tutta la Valle d'Aosta. Togliamoci le paure e facciamo in modo che sia un'occasione perché questo cambiamento ci dia la possibilità di riprendere il nostro futuro. Grazie. Adesso chiamiamo una consigliera regionale uscente, non ha bisogno di grandi presentazioni, è stata il capogruppo del gruppo PD in Consiglio regionale, una delle poche donne nel Consiglio regionale uscente. Speriamo naturalmente che nel prossimo le donne saranno più numerose. Carmela Fontana.
Buonasera a tutti, come giustamente ha detto Martino, non posso dire di essere nuova, sono forse la più vecchia di tutti, ma posso dire di essere orgogliosa di dire che sono una persona che fa politica. Non mi vergogno a dire che facciamo politica, perché noi come partito e come gruppo abbiamo sempre fatto una politica seria, una politica attenta alla gente e l'abbiamo sempre dimostrato. In Consiglio regionale abbiamo affrontato tutti i problemi che ci sono. Diciamo che la mia passione è più verso il sociale, verso l'attenzione alla persona, alla famiglia, al lavoro, perché tutti i giorni abbiamo a che fare con le persone che non sanno come fare con problemi di salute, con problemi di perdita di lavoro. E noi, anche se non possiamo fare molto, cerchiamo di dare risposte. Sono convinta che non ci dobbiamo mai vergognare di quello che siamo. È un momento che c'è questa antipolitica, tutti per il rinnovamento, non si sa dove si vuole andare, ma non bisogna vergognarsi. Chi lavora con coscienza e con onestà e fa il suo dovere, io penso che bisogna apprezzare quelle persone, come si faceva una volta. Una volta si trovavano queste persone di serietà, di capacità e di persone che avevano voglia di fare per gli altri. Adesso tutti si vergognano. Io devo dire che io col mio gruppo abbiamo lavorato bene, non ci vergogniamo di questo, faremo la battaglia, speriamo di essere di più e mi auguro che ci siano anche più donne, perché abbiamo un altro modo di far politica, magari abbiamo un'altra sensibilità, ma noi lotteremo per questo. E chi, dico a questa squadra, lavorate, perché dobbiamo essere orgogliosi, si deve vergognare chi va a rubare. Noi non l'abbiamo mai fatto e lotteremo sempre perché questo partito diventa forte e che possa cambiare la Valle d'Aosta. Oggi la possibilità c'è un cambiamento, dobbiamo avere la capacità di far capire alle persone che può succedere, e se veramente ci sarà questo cambiamento, secondo me c'è la buona volontà di poter far cambiare le cose, a partire dalla lavoro, perché se non riparte il lavoro, ragazzi, non c'è bene, perché senza lavoro le famiglie si perde la dignità, e oggi c'è tantissime persone che hanno perso la dignità e si vergognano di dire che sono poveri. Lavoriamo, tiriamoci sulle maniche, viva il PD e viva la Valle d'Aosta. Grazie. Sono contento perché mi toccano sempre i giovani e insomma è una cosa che mi rende orgoglioso, perché ce n'è tanti in questa lista. E ora presento un altro giovane di 27 anni, anche lui ha la sua prima esperienza come candidato in una competizione così importante, da Gressan, Nicolò Maria Fracasso. Buonasera a tutti. Beh, intanto devo dire grazie per la possibilità che mi è stata data di essere uno dei 5 giovani under 30 in questa lista. È una cosa che mi riempie di onore e quindi appunto ringrazio quelli che me l'hanno permesso. Pensando a che cosa dirvi questo pomeriggio e soprattutto pensando a come essere rapido, ho pensato a 3 temi che sono quelli che vediamo già scritti sui manifesti appesi per la nostra città. Sono il lavoro, la lotta alla povertà e sono la meritocrazia. E allora questi 3 temi sono i 3 temi che importano di più ai giovani, ma mi sono chiesto che cosa si aspettano i giovani da questi 3 temi. Io così mi sento molto grato di poter rappresentare questa sensibilità così under 30. Allora, i giovani si aspettano dal lavoro nuove tutele. Ci sono tutele vecchie, tutele che sono state importanti e sono le tutele che hanno accompagnato la generazione dei nostri padri. Però noi siamo una generazione senza tutele e allora tocca alla politica pensare a tutele nuove per una generazione che le tutele dei padri non le può più godere. Noi siamo la generazione che si aspetta adesso una riforma della politica che permetta alla generazione senza tutele di governare, perché non si può dire ad una generazione che non avrà più i benefici che hanno avuto i padri: aspetta, non è ancora il tuo turno. Allora sono contento di far sentire queste 2 sensibilità, di dimostrare con la presenza mia e di altre persone giovani in questa lista che è davvero venuto il momento che facce nuove si mostrino, si impegnino, e vi ringrazio ancora e grazie davvero della possibilità. E ora il numero 6 della lista, Fulvio Cenzo, sindaco del comune di Notre Dame. Buonasera a tutti.
mi hanno già presentato, sono Fulvio Cento, sindaco di Remo Notre Dame. Ho deciso di mettere a disposizione la mia piccola esperienza di amministratore locale perché credo che in questo momento sia importante avere il polso della situazione. C'è un periodo molto difficile, ci aspettano dei grossi cambiamenti e credo che un minimo di esperienza anche da parte degli enti locali sia assolutamente importante. Quindi credo di poter portare il mio piccolo contributo, se sarò eletto, come rappresentante un po' degli enti locali e delle problematiche che hanno subito in questi anni gli enti locali. Credo quindi che sia molto importante una riforma da questo punto di vista, che da più parti aspettiamo e da molto tempo la ricerchiamo. Da questo punto di vista direi che è molto importante la coalizione che si è creata, è una coalizione molto forte, molto interessante e credo che ci siano tutte le ragioni per poter arrivare ad un ottimo risultato alle elezioni del 26 maggio, quindi tutti insieme possiamo farcela. Grazie mille. La nostra lista PD Valle d'Aosta Bene Comune Sinistra VDA e appunto, lo diceva Raimondo nell'introduzione, un'aggregazione di forze, di soggetti che fanno riferimento oltre che al PD, alla sinistra, al centro-sinistra. E adesso presentiamo una candidata che è Vera Verducci, che rappresenta il Centro Democratico di Tabacci, la nostra lista, e siccome si emoziona sempre inviterei a fare un applauso un po' più convinto. Buonasera a tutti, adesso vi toccherà ascoltarvi per 15 minuti in modo che io mi riesca a rilassare nel frattempo. Sono davvero felice e orgogliosa di far parte di questa lista. Come dico sempre, la politica non deve essere necessariamente una cosa sporca, noi siamo qui per dimostrare questo. Sono felice che in questa lista ci siano ben 12 donne e sono davvero contenta per le mie colleghe di questo viaggio. Non ho parole veramente per esprimere tutta la felicità e la gioia che questa cosa, questa competizione mi dà. Si respira una bella aria, trovo che ci siano tutte le caratteristiche perché si possa andare verso un cambiamento e questa è una cosa che noi assolutamente dobbiamo sfruttare, questa è la nostra arma vincente. Sicuramente abbiamo un programma che ci consentirà di portare avanti degli argomenti importanti per questa valle, penso al lavoro, alle imprese, alle famiglie, al contenimento dei costi, perché questa è una problematica assolutamente sentita e lì saremo assolutamente in grado di dare un segnale forte, se ne avremo, e io sono sicura ne avremo l'opportunità. Di conseguenza, in bocca al lupo a tutti e mi raccomando, diamoci dentro. Ho invertito l'ordine e con piacere presento la mia amica Carola Carpinello, che fa parte di due categorie, donna e indipendente. Grazie, buonasera, scusatemi ma sono molto emozionata perché sono anch'io una principiante assoluta e io sono qui essenzialmente perché 2 anni fa, sfruttando la mia uscita semestrale, serale, avendo 2 bambini piccoli, sono andata a sentire una conferenza dove si parlava di una roba strana che non avevo mai sentito, che era pirogassificatore. E quella sera non c'era niente di meglio al cinema, evidentemente. Sono uscita di lì, a parte l'essere angosciata, e ho deciso che dovevo mettere in atto una frase di Gandhi che ho sempre con me, che mi suona nella testa: sì, il cambiamento che vuoi vedere. E il cambiamento è arrivato ad un momento di non ritorno, io spero, il 18 novembre, e il 26 maggio dobbiamo completarlo e portarlo finalmente dove deve essere. Grazie. Adesso continuiamo a volare alto, mi passerà la battuta a Paolo, pilota, ingegnere aeronautico, Paolo Meneghini. Grazie a tutti, io sono un valdostano per scelta, sono venuto a fare il militare nel 75 in Valle d'Aosta
e mi sono subito innamorato di questa regione e poi ho avuto l'opportunità di lavorarci e quindi ho deciso di stabilirmi qui e di fare famiglia anche qui. E i miei figli sono nati in Valle d'Aosta. E un paio di anni fa mi sono stancato di stare a guardare. Ho visto che si facevano in politica molte cose stupide e dannose e ho deciso di darmi da fare come cittadino per impedire che venisse costruito quel mostro che sarebbe stato l'inceneritore. Lo chiamano pirogassificatore, in realtà sarebbe stato un inceneritore. E il 18 di novembre abbiamo fatto il referendum, abbiamo vinto e grazie a tanta determinazione, convinzione, ma soprattutto con la forza della logica. La gente ha capito che quella roba lì era una roba sbagliata e che bisognava cambiare. E purtroppo mi sono reso conto che la nostra vittoria servirà a poco se non ci sarà la volontà politica di dare una svolta vera e di lasciar perdere le grandi opere, lasciar perdere le speculazioni e guardare all'ambiente e a delle scelte che siano davvero sostenibili. E ho deciso di lanciarmi in questa avventura politica e ringrazio Donzel e i tanti amici che ci sono dentro questa lista, per cui speriamo di riuscire a fare quello che abbiamo fatto con il referendum. Grazie. Beh, adesso tocca a Donzel Raimondo, non ha bisogno di presentazione. No? Non c'è. Passa, va bene. Allora, Giovanni Aloisi, anche lui non ha bisogno di presentazioni, rappresenta il Partito Socialista all'interno della lista. Grazie. Sì, rappresento il Partito Socialista nella continuità di una collocazione a sinistra. Il mio è stato anche un percorso lungo in politica, con alti e bassi, però sempre un percorso di servizio. E nel momento in cui non ho superato l'esame degli elettori, me ne sono tornato semplicemente al mio lavoro, come ho sempre fatto e ho continuato a fare, senza rivendicare diritti di casta o di classe. Oggi socialista ancora in una battaglia, perché non potevo non obbedire al richiamo del mio segretario, che è Antonio Crea. Metto, mettici ancora la faccia, Giovanni, a testa alta, e cerchiamo di cambiare il 26 maggio il destino di questa realtà. Grazie. Adesso chiamo un'altra donna, viene da Car. Anche lei consigliera comunale, Eloise Della Schiava. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Io faccio parte della squadra delle donne in questa lista, sono in consiglio comunale dal 2010, quindi ho un'esperienza abbastanza limitata in politica. Ci sono entrata un po' in punta di piedi in questa esperienza e poi mi sono fatta un po' prendere, perché la politica comunque è passione e insomma, quando vivi delle passioni, poi è bello anche poter dare il tuo contributo per certi risultati. E sono niente, spero che questa lista ce la possa fare. Noi le donne siamo forti, siamo cariche e in bocca al lupo a tutti. Piacere presento la numero 13, che è Erika Guichard, il cui impegno ed edizione penso siano conosciuti a tutti. Da giovane. Come diceva Anna, forse sono conosciuta a tutti perché mando messaggi in continuazione per ricordare gli appuntamenti e via dicendo, quindi da responsabile organizzativo del partito sicuramente mi ha fatto piacere che si proponesse la mia candidatura. Da pochi mesi sono assessore comunale a Jouvençon
e con grande piacere ho visto, grazie all'aiuto di Anna, Gianni e Antonella, la nostra prima proposta di legge su cui abbiamo lavorato insieme, che è quella contro la violenza sulle donne. Quindi un po' per questi motivi, un po' perché credo che di donne ce ne sia bisogno, e ce ne sia bisogno di tante, molte di più di quelle che erano adesso in consiglio regionale. Abbiamo uno sguardo diverso e abbiamo anche tempi diversi, nel senso che, se vedete, gli uomini parlano molto di più di noi, quindi sicuramente saremmo più produttive sotto questo punto di vista. Auguro a tutte e a tutti una buona campagna elettorale e vorrei invitare chi voterà questa lista, ma chi voterà anche le altre, a votare almeno una donna. Avete tre preferenze, una dedicatela a una donna. Grazie. Adesso anche il prossimo, il numero 14, non avrebbe bisogno di presentazioni. L'abbiamo tenuto 3 settimane a riposo dopo una spacchinata di 1 mese e mezzo. Lo ringraziamo ancora per averci messo la faccia in quella battaglia di febbraio. Siamo orgogliosi che sia con noi adesso Jean-Pierre Guichard. Io dopo 65 comizi continuo ad essere emozionato come la prima volta. Oggi non vi faccio un comizio, vi saluto e mi fa piacere poter dare il mio contributo, così anche per una questione di riconoscenza, oltre che per il fatto di sentirmi perfettamente a mio agio all'interno di questa lista, poter dare il mio contributo anche capitalizzando la visibilità che in questo 1 mese e mezzo, 2 mesi di campagna elettorale abbiamo avuto agli occhi dell'opinione pubblica e di tutte le persone. Vi ringrazio. Siccome Erika dice che gli uomini si perdono in tante chiacchiere, io lascio al successivo la presentazione. Ciao, grazie. Un'altra donna candidata, Marisa Bracci. Il nome nella lista è Concetta Marisa, detta Marisa, quindi Concetta detta Marisa. Pensionata e ritrattista. Ritrattista. Beh, confermo, il mio nome di battesimo è Concetta, ma ho scoperto di chiamarmi così quando le suore facevano l'appello alla prima elementare e io mi sono girata a vedere chi era l'altra Bracci. E la suora, Suor Gonzaga, era terribile. Mi detto, perché non rispondi? Perché non alzi la mano? E ho scoperto che la Concetta in questione ero io. Dunque, che dire? Erika ha detto che le donne sono più concise e parlano meno. Non è vero. Non voglio occupare... No, assolutamente no. Io ho lavorato con la mia voce, con la paletta, con la parola. Quindi ho fatto per tanti anni la speaker in Valle d'Aosta, gli ultimi 12 anni in una radio storica, poi anche altre radio dove addirittura il Telegatto anni fa, se qualcuno si ricorda. E sono nata a Roma nel 1946, vivo in Valle d'Aosta, mi ricordo la data precisa perché è stata una scelta dell'epoca, ero molto giovane, il 4 settembre del 1970, quindi mi sento radicata qui molto bene, ho messo su, i figli ce li avevo già, insomma le attività sono state tante, soprattutto quelle familiari, quindi problemi come tutte le donne che riguardano la famiglia, la gestione dei figli, degli anziani, delle persone che hanno dei gravi problemi fisici o altro, insomma ci riguardano molto da vicino le donne, siamo secondo me la stampella della società. Vorrei parlare, voglio dire tante cose perché voglio essere, non portare via tempo agli altri che seguiranno naturalmente, però abbiamo sentito quali sono i progetti di questa coalizione, lavoro soprattutto. Qualcuno mi ha detto questi giorni, ma che lavoro se non ce n'è? Non è vero. Noi viviamo in una regione che è ad alto rischio idrogeologico. Volete che non ci sia la possibilità di far lavorare forestali e quant'altro? Gente che può mettere in sicurezza senza aspettare che ci siano i disastri, come si diceva prima?
Allora, abbiamo assistito a una legge, secondo me, veramente molto brutta, quella della salva precari, che non ha salvato niente, nessuno, ha lasciato a casa un sacco di gente. Quindi l'impegno, secondo me, proprio del partito sarà quello di fare chi andrà a palazzo, come si suol dire, faccia suo, e credo che sia così, questo problema. E poi le donne, ho sentito Erika che ha detto appunto la legge sulla tutela delle donne, non volevo parlarne, però colgo l'occasione per dire che c'è un giorno sì, un giorno no, una donna che viene uccisa in Italia. Sono delle tragedie che viviamo ogni giorno con grande angoscia noi donne. Viviamo in una regione nella quale le donne possono uscire di sera, questo è positivo, da sole anche, in altre città purtroppo non è così. Quindi una cosa di cui abbiamo parlato giorni fa con Donzel, appunto, lui l'ha già messa sul suo blog, appunto, di dare tutela legale gratuita alle donne che subiscono qualche tipo di violenza, qualsiasi tipo di violenza. La violenza è una cosa che non deve entrare nel nostro quotidiano, proprio la vorremmo cancellare del tutto. Quindi sono sicura che chiunque andrà, e come diceva Erika, votate donne, non perché io ce l'abbia con gli uomini, ma perché le donne sono più sensibili a questi problemi. Votate donne, sono sicura che le donne e gli uomini che andranno della nostra coalizione a palazzo faranno sicuramente il loro dovere anche in questo senso. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie Marisa. Adesso sicuramente sarà telegrafico. Lavora alle poste Antonio Malacrinò dei Mapi. Allora, non mi vendo nessun prodotto delle poste, ho 36 anni, volevo subito dare una tirata di orecchie a Donzel perché non mi ha inserito tra i giovani, non ho ancora capito perché. Sono molto emozionato, a differenza degli altri mi sono portato gli appunti, non ho fatto i compiti a casa. Che dire, lavoro alle poste da 11 anni, sono delegato sindacale CGIL, sono stato eletto nell'RSU dal 2008 e poi riconfermato ultimamente. Che dire, condivido tutto quello che è stato detto finora dai miei compagni di partito. In questo momento la parola chiave è rinnovamento e cambiamento, la nostra lista ne è l'esempio, tante donne, tanti giovani, e penso che si possa fare bene. Penso anche che sia il momento di unire e non di dividere, che sia finito il tempo della politica urlata. Ringrazio innanzitutto il partito che mi ha dato questa possibilità e niente, sono consapevole che sarà una battaglia molto dura, ma chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bravo, hai ragione. Adesso il numero 17 è Andrea Padovani, giovane perché è sotto i 30, quindi conosciuto e impegnato. Buonasera a tutti, sono Andrea Padovani, coordinatore regionale dei Giovani Comunisti. Ma perché mi sono sceso in politica? Perché mi sono impegnato? Perché da un po' di tempo a questa parte il mondo del lavoro è sotto attacco, ed è sotto attacco anche da parte di questa giunta regionale, che non dimentichiamoci ha fatto il più grande licenziamento di massa degli ultimi anni e forse di sempre della Valle d'Aosta, che è quello dei lavoratori forestali, perché il lavoro nell'amministrazione pubblica regionale è sempre più precario e sempre più miei coetanei sono impossibilitati a farsi un futuro, a farsi una famiglia, a comprarsi una casa e a costruirsi un futuro. E questa giunta regionale ha sempre probabilmente pensato che questo problema si potesse risolvere in quella cosa che io trovo vergognosa, che sono le code del martedì. Quelle code dove la gente perde la dignità andando a elemosinare un posto di lavoro e una casa, che sono diritti, non sono dei privilegi concessi solo perché magari mi porti 150 voti, perché me ne porti 200. Mi sono impegnato perché bisogna rilanciare e sostenere l'istruzione pubblica e la sanità pubblica, che sono ridotte ormai al lumicino, sono ormai ridotte allo sfacelo, e bisogna rilanciarle e ricostruirle, perché l'istruzione pubblica, cioè l'istruzione per tutti, è l'unico strumento che abbiamo per combattere i potenti, per combattere chi, per esempio, quel 18 novembre ci disse che non andare a votare era un diritto. Non andare a votare è non scegliere.
vuol dire lasciar fare a chi pensa, a chi si è arrogato il diritto che soltanto perché è eletto pensasse di avere fatto la scelta giusta. Bene, le valdostane e i valdostani quel giorno hanno detto che non è vero, questa giunta non aveva fatto la scelta giusta, e io penso che le valdostane e i valdostani il 26 maggio glielo ridiranno. Grazie. Paolo Cretier di Donnas. Sono un po' emozionato, comunque. Io volevo dire solo questo, che vengo dal territorio, quindi voglio lavorare per il territorio, soprattutto per la Bassa Valle, perché c'è una serie innumerevole di problemi, e soprattutto per ricostruire una sinistra e un partito nella Bassa Valle. Poi volevo ringraziare il circolo di San Neprà che mi ha dato la fiducia, poi volevo ringraziare mio padre che era un partigiano e mia madre che era una allevatrice. Grazie. Grazie Paolo. Adesso una mia coetanea, viva i 36 anni, Lorenza Palma da Sarra, avvocato. Grazie Davide. E buonasera a tutti. Il motivo principale per cui sono qui è perché, come due miei compagni di avventura, 2 anni fa sono stata catapultata in un'esperienza che pensavo si concludesse il 18 di novembre. In realtà quella è stata una bella tappa, una grande vittoria, ma non è stata una vittoria definitiva, nel senso che, ahimè, il lavoro da fare è tantissimo, perché ci siamo resi conto che manca la volontà politica di portare a compimento quella, la volontà che i cittadini e le cittadine valdostane hanno espresso. E quindi solamente attraverso un cambiamento avremo la sicurezza che l'immane lavoro che abbiamo fatto non vada perduto e che finalmente ci sia una gestione dei rifiuti assolutamente corretta in Valle d'Aosta. E pertanto eccomi qui e lavoriamo sodo tutti quanti. Grazie. E ora chiamo Nadia Burzama, farmacista di CARP. Ciao a tutti, mi hanno già presentata, sono Nadia, sono farmacista e come mi vedete sono un'altra fetta di questa società valdostana ancorata qua in questo territorio. L'abbiamo fatto come più o meno, non tutti, ma per scelta. E chi arriva dopo di noi, magari i figli, non lo è più per scelta, ma è ancorato e vive qui nel tessuto sociale di questa società. Stiamo lavorando a livello nazionale con il gruppo PD per una legge sull'immigrazione, per sensibilizzare le persone ormai nella società italiana, ma comunque non solo italiana, anche quella europea. Lo straniero è ormai fa parte del panorama, ci sono tante persone volenterose di voler fare bene, aiutare insieme alle persone autoctone. Io rappresento una piccola parte di queste persone qua, con dignità, umiltà e serenità con i nostri cittadini italiani. Buon coraggio a tutti e buon lavoro. Scusate l'emozione. Adesso una giovane democratica, occupante di sedi di partito, gli farei un applauso per questo, Sara Timpano. Grazie, e non ero la sola. E niente, io sono il candidato dei Giovani Democratici Valle d'Aosta, ma voglio ricordare che non sono la sola. Siamo ben 4 giovani democratici, poi c'è un quinto nostro ospite della lista che avete già visto, Andrea Padovani, e avete già sentito Nicolò, adesso ascolterete anche Camilla e Andrea. La nostra lista è molto giovane,
Ci sono tantissimi ragazzi e noi vogliamo portare quella che è la speranza e la visione del futuro, perché se vogliamo vincere, vogliamo governare la Valle d'Aosta, dobbiamo imparare a raccontare ai valdostani cosa ne vogliamo fare della Valle d'Aosta, che Valle d'Aosta vogliamo per noi, per i nostri figli. Vogliamo una Valle d'Aosta diversa, dove ci sia giustamente più lavoro, dove nessuno debba elemosinare lavoro, la casa, dove sia una Valle d'Aosta con più, insomma, più bella, che riesca ad essere veramente come potrebbe essere, con tutte le risorse che abbiamo. Prima avete sentito Lorenza parlare con tanto fervore della lotta per il pirogassificatore. Noi vogliamo una Valle d'Aosta dove se i cittadini decidono una cosa, sia quella, sia mantenuta. Soprattutto se è una decisione molto saggia e virtuosa. E niente, io voglio solo dire che sono molto orgogliosa di far parte di questa lista, perché con me ci sono 34 persone meravigliose e sono sicura che riusciremo a cambiare questa Valle d'Aosta. Grazie. Adesso un altro giovanotto che per un caso della vita ha già 65 anni, lo chiamo qui, assessore Amorgè Nicodemo Spatari. Buonasera a tutti e grazie. Voglio solo ricordare a Davide, mi spiace per lui, che lui era portato per fare tutti i ragazzini, ma è una correzione doverosa perché ne ho 64 di anni. Ecco, adesso non stiamo. Sì, ma al momento ne ho 64. Niente, mi chiamo Spatari Nicodemo. Sono assessore con orgoglio del comune di Morgè. Ripeto con orgoglio, come faccio parte anche di questa lista, sempre con orgoglio, testa alta, di una giunta, di un'amministrazione che è un po' considerata una mosca bianca in regione. Dice una canzone di Vasco di un paio d'anni fa che diceva appunto: eh già, io sono ancora qua, e io sono ancora qua, io sono ancora qua perché ero presente all'elezione di 5 anni fa, nella zona dove io vivo ci siamo adoperati con il segretario là presente, che non la vedo adesso, comunque brava, segretario del circolo Barbara, ci siamo adoperati per cercare dei giovani. È stata comunque una ricerca che non ha portato quello che si sperava, però c'è un bel impegno per poter andare avanti la volta prossima. Io non dovevo farlo, non è che non volessi farlo, ma poi alla fine sono ancora qua. Non ho altro da dire, buon lavoro a tutti, buona continuazione, in bocca al lupo. Mi sono dimenticato solo una cosetta, chiedo scusa. In questo momento difficile, per noi compagni e amici, mi raccomando, non sediamoci. Grazie. Adesso tocca la candidata più giovane della lista. Per me è un grosso piacere presentarla, perché conosco i suoi genitori, ma della mamma non parlo perché è presente tra il pubblico, ma il papà, quando non pilota gli aerei, produce un ottimo olio extravergine d'oliva. Camilla Mandatori. Grazie per la presentazione fin troppo completa. E niente, io appunto l'onore e l'onere di rappresentare le donne e i giovani. E niente, perché fare questa scelta di candidarsi grazie alla possibilità che mi è stata offerta? Ma perché penso che la politica sia essenzialmente dialogo, e in questi ultimi mesi, nella mia esperienza di avvicinamento alla politica, ho sperimentato il dialogo molto positivo con varie persone che sono qui, che ringrazio di essere qui e di essere presenti in lista insieme a me per questa esperienza. E penso che appunto solo grazie al dialogo, indipendentemente dall'essere uomini o donne, giovani o vecchi, solo grazie al dialogo si possa costruire davvero la Valle d'Aosta del cambiamento. Grazie. Il candidato numero 24 ha bisogno di poche presentazioni. Gianni Rigo, consigliere regionale uscente. Grazie. Ognuno difende la sua categoria.
Sono consigliere regionale uscente, quindi ho partecipato alla precedente campagna elettorale, quella del 2008, e io ci vedo una sostanziale differenza politica da allora. Questa coalizione si è rafforzata, non solo perché vede la presenza di un partito, di un movimento, l'Unione Alto Tempo Progressista, che allora non c'era, si è rafforzata anche nella consapevolezza, nella determinazione che è possibile cambiare. Lo avete sentito dalle 24, 25, 30 persone che hanno preceduto il mio intervento, mentre gli altri si sono indeboliti. Quindi è possibile vincere. È possibile vincere se lo facciamo con determinazione e se quella è la nostra convinzione la portiamo, la trasmettiamo agli elettori della città e della Valle d'Aosta. Io credo che ce la possiamo fare. Grazie. Paolo Gianfranceschi di Gignò, anche lui non ha bisogno di presentazioni, vista l'amore. Grazie. Sono Paolo Gianfranceschi, sono consigliere comunale di Gignò. E pensionato SL, sono un infermiere in pensione e tutta la vita mi sono occupato di persone ammalate, di persone anziane e ancora adesso continuo a farlo occupandomi di volontariato in un centro agli anziani del mio comune. Quindi spero che se tutto va bene possa occuparmi di sanità e di terzo settore. Sono contento di far parte di questa lista perché è un'esperienza che voglio ripetere, l'avevo già fatta cinque anni fa, però non è andata molto bene. Adesso spero che con tutti questi giovani, con tutte queste ragazze nuove, con tutta questa sinistra che finalmente è unita, con la sinistra unita si possa fare il cambiamento che abbiamo sempre sperato noi uomini che veniamo da lontano, dal PC e avanti. Grazie a tutti. Adesso tocca a una persona che io ho conosciuto solo pochi giorni fa all'atto di queste cose burocratiche che sono la presentazione delle liste, ma mi ha colpito per il bel sorriso e una persona che insomma si presenta bene. Sono orgoglioso di poterla presentare io, Suad Ben Gouchash. Alors, je m'appelle Soad Ben Gouchash, je suis débutante et j'ai le trac. J'ai presque tout oublié, voilà. Je suis heureuse de faire partie de ce groupe dans lequel je crois très très fort. Et je suis aussi heureuse de présenter la diversité. Je suis heureuse de présenter autre chose. Et ensemble à vous de me compléter. Merci. Siamo Marco Belardi, medico veterinario di NUS. Medico veterinario e segretario regionale Italia dei Valori, sono il numero 27, giorno di paga, anche se sono più di 9 anni che ho un impegno politico che non mi ha mai portato un euro, quindi era giusto che fossi il numero 27, come non ha mai portato un euro ai pochi coraggiosi che hanno e che fanno parte del mio partito, che si è impegnato molto campagna contro il nucleare, campagna contro il pirogassificatore, in nome dei due principi fondamentali del nostro partito, giustizia sociale e rispetto delle regole, che sono intrinsecamente legati, perché se io vado a fare un concorso e non sono raccomandato, non passo, rimango povero. Quindi questi due principi sono strettamente collegati e in nome di questi due principi non ci siamo inciuciati, come a differenza di altri, ma ci siamo collegati strettamente a questa lista, alle forze che fanno parte di questa lista, proprio perché questi sono beni comuni, Valle d'Aosta bene comune,
in modo di trasformare questa autonomia che fino adesso era stata un'autonomia dei ricchi, io la chiamo forse un po' di parte l'autonomia delle case con le pietre a vista e dei SUV, e non ho niente né contro, forse i SUV sì, perché si comportano un po' da prepotenti quando ti sorpassano facendoti paura, però a parte questo noi vogliamo un'autonomia che sia per tutti, non vogliamo più vedere un concorso dove ci siano 30 posti per assistente museale con 1015 candidati, quindi vuol dire che questa autonomia è stata sprecata, quindi noi assolutamente vogliamo un altro concetto di autonomia e siamo convinti di portarlo a termine con le nostre forze e con la nostra alleanza. Grazie. Adesso toccherebbe al dottor Renato Gigliotti, ma è fuori valle, possiamo dire che è in Olanda, quindi molto fuori valle, e quindi chiamiamo Romeo Fortunato di Gressan. Grazie dell'opportunità a tutti voi. E vorrei parlare un attimo del lavoro. Del lavoro, io faccio parte di un'impresa, lavoro in un'impresa edile, in particolare sullo stradale. E tutti i giorni abbiamo gente che vengono nei nostri uffici e chiedono lavoro. Gente che non sono sicuramente solo quelli che questa presidenza, questa regione ha lasciato a casa, c'è gente anche normale che non ha lavoro. Il problema è più grosso di quello che può sembrare. C'è gente che non ha soldi per mangiare, c'è gente che non ha soldi per pagare l'affitto. Quindi io chiedo solo, faccio un appello a tutti, vediamo di rappresentare questo partito che sicuramente è sensibile a queste problematiche. Grazie. E dal mondo del lavoro arriva anche lui alla sua prima esperienza, da Saint-Pierre, agricoltore e allevatore Romano Gerbor. Buonasera a tutti e ringrazio di avermi dato questa possibilità di partecipare come indipendente. Sono indipendente perché non mi sono mai occupato di politica, e mi sono sempre occupato di lavoro, di crescere la mia famiglia, la mia piccola azienda. È arrivato il momento poi a 50 anni di rendermi conto che non basta solo lavorare, bisogna anche andare a difendere il risultato di questo lavoro. Come me tanti agricoltori non si occupano mai di politica, la subiscono. In Valle d'Aosta stiamo vivendo un momento in cui la democrazia è piena di limiti, cioè gente che ci comanda raccogliendo i voti degli stolti, di gente che non ragiona, di gente che delega gli altri e basta. Altri limiti della democrazia in valle sono ad esempio il fatto che quando andiamo a votare una persona, la deleghiamo giustamente, siamo in una società civile, deleghiamo uno a rappresentarci, poi questo si fa i cavoli suoi e va dove vuole lui, fa quello che vuole lui, non abbiamo nessuna arma di controllo. Proprio in questa democrazia in cui siamo liberi di correre, ma correre in un recinto, ho deciso di aprirmi un varco in questo recinto e quindi qui vi ringrazio di avermi dato la possibilità di lavorare con voi per questo programma che è qui dietro, che condivido, al di là dei colori che rappresentano i vostri partiti. Io ho votato un po' tutti i partiti nella mia vita, perché una volta credo, una volta sono cascato di qua, una volta di là, come tanti in Valle d'Aosta. Comunque mi ci vedo bene a difendere questo programma, mi impegnerò a difendere gli agricoltori e gli allevatori perché sono in quel settore, cercherò di raccogliere i voti di questi che non vadano persi in altre cose magari più futili, cercare di far ragionare qualcuno se posso e quindi di portarvi un contributo. Portando un contributo a voi lo porterò anche a me stesso, alla mia azienda, credo. Sono qui soprattutto per cogliere il messaggio vostro, del vostro programma di difesa del lavoro e di lotta alla povertà, come il mio precedente che ha parlato prima ho sentito. Io la povertà l'ho vissuta, vengo da una famiglia che è stata bastonata in epoca fascista, quindi pur essendo autoctono, la mia famiglia si è dovuta costruire di nuovo un'azienda avanti, perché all'epoca fascista hanno perso il lavoro per le loro idee e via. Quindi pur essendo autoctono sono partito da zero come gli immigrati che sono venuti in valle e come altri. La povertà l'ho conosciuta, la mia azienda è sull'orlo della povertà e la vive ogni giorno.
vivo con gli operai extracomunitari che ringrazio, che hanno collaborato alla crescita di questa mia piccola azienda, ma nonostante questa crescita, come tante aziende agricole in valle, viviamo la povertà lì all'angolo di casa. La povertà mi ha sempre fatto paura, ci dà coraggio per vivere, però la povertà deve fare paura a tutti. Scusate se mi dilungo un attimino. La povertà è il cancro della nostra società ed è una malattia neanche tanto rara, specialmente in questi tempi, che sta aumentando, sta dilagando. La povertà è una malattia contagiosa, purtroppo. Tutti sanno che il povero porta altro povero. Dobbiamo eliminarlo dalla società, ma non magari con costi solo sociali o assistenzialismo. Dobbiamo creare lavoro. Quindi lavoro e povertà li vedo strettamente collegati. La gente che lavora non va a fare il criminale, contribuisce alla ricchezza della società, vive bene, ha una dignità e esce dalla povertà e non porta altri. La povertà di uno porta alla povertà degli altri. Ad esempio noi come agricoltori non riusciamo a vendere i nostri prodotti perché la gente non ha più soldi, la povertà cresce. Il barbiere non riesce più ad avere clienti perché la gente si taglia i capelli a casa. L'albergatore non ha i suoi clienti perché la gente non ha più soldi per andare in vacanza. Quindi la povertà di uno porta in breve tempo la povertà di tutti. La più grande lotta che potete fare, di questo vi ringrazio, non dimenticatelo mai, è la lotta alla povertà collegata al fatto che noi la società dobbiamo cercare lavoro per tutti. Non dobbiamo chiederlo ai politici, dobbiamo crearlo, dobbiamo collaborare insieme per farlo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie per le bellissime parole illuminanti. Adesso il numero 31, Maurizio Pitti di Donnassa, agente di polizia locale. Buonasera a tutti, sono Maurizio Pitti, sono di Donnas, perché sono qua, mi hanno chiesto di correre, non tutti capiscono la battuta, ma comunque corro. Sono qui, sottoscrivo in pieno quello che ha detto il precedente che è intervenuto, lo sottoscrivo assolutamente in pieno, non saprei neanche ripeterlo perché lo penso ma non è difficile da spiegare. Io rappresento la Bassa Valle, in parte rappresento la Bassa Valle, rappresento la Bassa Valle perché c'era bisogno, c'è bisogno e ci sarà bisogno di sinistra, mi viene da dire. Io sono di sinistra, sono fieramente di sinistra, sono orgoglioso di poter essere in questa lista e portare il mio contributo. E ripeto che davvero sentendo, parlando, io sono nuovo ma non sono proprio nuovo del partito, della politica, eccetera. C'è bisogno di effettivamente di riparlare un po', di risvegliare un po' questa sensibilità, questi valori che forse erano un po' nascosti, forse erano sotto traccia, forse si ha un po' paura effettivamente a tirarli fuori, che sono i valori tipici nostri della sinistra. Ecco, ringrazio tutti e speriamo che in bocca al lupo, non so neanche come si può dire, grazie a tutti. È un vero piacere per me avere l'opportunità di presentarlo. Abbiamo discusso e riflettuto assieme prima di scegliere di condividere questa avventura e di dare vita a questa lista PD Valle d'Aosta Bene Comune Sinistra VDA. Lo abbiamo fatto anche con il percorso della lista civica Sinistra per la Città, Francesco Luca, segretario regionale della Federazione della Sinistra. Buonasera a tutti. Ciao. Sono fiero di essere di sinistra, ha detto quello che mi ha preceduto. Che cos'è la sinistra? La sinistra è quella cosa, la sinistra è la mano con cui si suona l'accompagnamento innanzitutto, al pianoforte, ma la sinistra è quella cosa che antepone i diritti del lavoro, la tutela dell'ambiente, l'uguaglianza tra uomini e donne, la lotta alla povertà, antepone tutte queste cose a chi pensa che cercando il proprio interesse personale va tutto bene così, cercando il proprio proprio quello particolare, il proprio profitto privato. E questo è un conflitto che attraversa la società con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, un conflitto che
in questi anni è stato sviluppato da una parte sola, come ci ha insegnato Luciano Gallino quando ha parlato della lotta di classe e dopo la lotta di classe. La sinistra è quella cosa che pensa, come scrivevano i ragazzi di Barbiana un paio di secoli fa, che il mio problema è uguale a quello di tutti gli altri. Uscirne da soli è l'egoismo, uscirne insieme è la politica. Quando si fa la coda al martedì, si pensa di poter uscire dal proprio problema da soli. Quando ci si mette insieme e si fa la campagna contro il pirogassificatore, si fanno le lotte a difesa del lavoro, si va davanti ai cancelli dell'Olivetti Jet, si rischia di fare una figuraccia barbina con i giornalisti, poi improvvisamente escono 40 lavoratori e tu capisci che insieme è possibile cambiare le cose. Insieme. Questa è la differenza radicale che c'è tra chi la pensa in questo modo e siamo qui insieme a dirlo e chi pensa che invece la politica sia, come ha spiegato benissimo Gerbore prima di me, il rassegnarsi e pensare solo al proprio piccolo interesse particolare. Ecco, io credo che siccome questo percorso lo abbiamo fatto insieme da tanto tempo, continuiamo a farlo. Tra le tante cose che dobbiamo fare per la lotta alla povertà, ricordiamoci che magari istituire anche per chi proprio non ce la fa un reddito di cittadinanza o qualcosa del genere sarà una cosa buona, e andiamo avanti. Ci salutiamo, come mi ha suggerito Malacrinò, con un gesto che simboleggia proprio che è insieme tra diversi che si fanno le cose. Le dita sono diverse, ma se si uniscono stanno insieme. Adesso chiamo qui un... mi sento anche un po' responsabile perché tre anni fa sono stato quasi io a dirgli dai buttati a 18 anni alle elezioni comunali di Aosta, lui l'ha fatto, è uscito vivo, adesso ci prova con le regionali. Andrea Lambert. Salve a tutti. Allora, ho solo 21 anni, ma sono anni che faccio politica. Ho iniziato a 17 con le manifestazioni studentesche, il movimento No Gelmini, l'Onda, che purtroppo è andata male. Però ci abbiamo provato mesi di manifestazioni cercando di far capire che un altro mondo è possibile. Ho continuato poi con l'impegno nel partito e sono tre anni che faccio la trottola facendo il militante e il dirigente allo stesso tempo, facendo un po' tutto. È arrivato poi l'impegno nell'AMPI, quindi con i valori antifascisti da portare avanti. Dicendo queste piccole parole penso di capire quali sono i miei valori. E allora come mi comporterò in questa campagna elettorale? Mettendoci la faccia, che in una regione come questa, come sappiamo tutti, è difficile, mettendoci il cuore, perché sennò non si va da nessuna parte, e mettendoci le gambe, perché ci sarà da correre, lo sappiamo tutti. E allora che altro dire? Cerco di cambiare qualcosa finché si può, se no che vita è? Bravo, e ora il 34, Johan Kutt, artigiano di Sogne. C'è? Ah, scusa, altro giovane, perché la linea dei 30 è impietosa, quella tracciata. Grazie. Buonasera a tutti, sono Cutiovano, ho 34 anni, sono consigliere di minoranza di Sogno. Sono molto contento e onorato di far parte di questo gruppo, penso che insieme possiamo migliorare la nostra valle. Nella vita faccio l'artigiano e vivo quotidianamente i problemi delle persone, la crisi economica, vedo le fabbriche che chiudono, le imprese che sono ferme, gli artigiani annaspano. E c'è bisogno di un cambiamento, io credo che questo cambiamento lo può dare il Partito Democratico, abbiamo un buon programma, siamo delle persone serie e volenterosi e quindi impegniamoci, diamoci da fare e in bocca al lupo a tutti. Siamo arrivati al numero 35 e anche in questo caso un vero piacere per me presentarlo perché lo conosco da un tot di anni e... è stato a lungo vice sindaco del comune di Montjovet, Orfeo Kutt. Buonasera a tutti, vedo che siete felici, anche perché sono l'ultimo, no? Quindi finalmente abbiamo finito. Dunque, una piccola riflessione,
Devo dirvi che io, prima di accettare la candidatura, ho riflettuto. Ho riflettuto un bel momento. Cioè, praticamente avevo di fronte a me questa porta virtuale che, se attraversavo, avrei detto di sì. Però tante volte sono stato tentato di chiudere questa porta, di sedermi sul divano con un buon libro, magari col caminetto acceso, e di fare sì che, di estraniarmi. È un termine che non è bello usare di fronte a tante persone, ma di fregarmi di che cosa stava succedendo all'esterno. E lì ho capito che qualcosa forse iniziava a non funzionare nella mia testa. È lì che poi ho capito che nel DNA degli uomini e delle donne di sinistra poi scatta la molla, no? E a quel punto ho deciso di far parte di questi 35 coraggiosi, perché sono convinto che bisogna avere coraggio oggi per mettersi in lista, per portare avanti determinati programmi, ma soprattutto per metterci la faccia. Ebbene, quindi ho deciso che questo coraggio dovevo per forza di cose tirarlo fuori, e quindi alla fine ho detto di sì. Quindi ho messo a disposizione questi miei 25, non sembra, ma ho già una mia età, è vero, porto giovane, comunque questi miei 25 anni, due mandati da vice sindaco, 18 anni nella FIOM, sono tuttora nella FIOM, e oltretutto mi occupo di associazioni, soprattutto nel sociale, quindi con ragazzi diversamente abili. E quindi ho detto che anche per loro dovevo espormi e mettere la mia faccia. Sono felicissimo di essere con voi, siete una bella squadra, siamo una bella squadra, quindi attrezziamoci, prendiamo i nostri secchi, riempiamoli d'acqua e portiamoli al mulino di questo stemma, perché su quel mulino c'è questo stemma. Quindi noi tutti insieme dobbiamo portare tanta acqua per far sì che la nostra lista esca bene. Sono convinto anche di un'altra cosa. Sono stanco, posso dilungarmi ancora un secondo? Tanto sono l'ultimo, vado avanti un'ora e mezza. No, sono l'ultimo. No, anche perché l'ho scritto in diversi miei articoli, accennato in alcuni articoli. Sono anche stanco, stufo di vedere che comunque in Italia, grazie a questa disaffezione sulla politica, è per quello che noi dimostriamo coraggio, perché con la disaffezione della politica che c'è, devi metterci coraggio per mettere la faccia. E lo vedrete in questo mese, che parleremo con tanta gente e chissà cosa non ci diranno. Comunque a noi non fa niente, abbiamo le spalle larghe. Praticamente allora, come vi dicevo, sono stufo di vedere questi cavalieri erranti con la spada in mano che salgono su un palco e sputano sentenze contro tutti e tutti. Questo è un rischio forte che stiamo correndo, che sta correndo la democrazia in Italia. Quindi dobbiamo combattere queste cose, dobbiamo essere pronti per combatterle. E quindi con molta umiltà mi caricherò i miei due secchi e farò il lavoro che tutti insieme poi cercheremo di fare nel miglior modo. Vi ringrazio e tanti auguri, anzi in bocca al lupo. Allora adesso, prima di avventarci sul buffet, anche ora, chiamo solo tutti i candidati qui, facciamo la foto di gruppo dei 34 presenti, spostiamo le sedie. Intanto io vi ringrazio, a breve poi...